Ci vuole culo, l'ho sempre detto io, che nella vita ci vuole culo. E andare avanti dal mattino fino a sera, estate, autunno, inverno e poi la primavera, ad aspettare che ti capiti la svolta, che la fortuna bussi un giorno alla tua porta. Ci vuole culo per riuscire a navigare, perché la vita è una barchetta in mezzo al mare, quello che conta è non affondare mai la... No, non siamo impazziti, è mezzanotte e 16 minuti primi. E in questo momento noi prendiamo la linea soltanto adesso. Abbiamo avuto problemi di connessione, ma è cominciato da circa 2 minuti il secondo tempo supplementare tra Germania e Algeria. Germania che ha avuto molte difficoltà a scoprire, a decriptare la password della difesa algerina, ed è pervenuta al vantaggio solo al secondo minuto supplementare, con la rete di Andres Schurrle. E in questo momento c'è una punizione per l'Algeria, che si conferma avversario tosto per la Deutsche Bank. E attenzione alla punizione, però un'urbana senza prefisso per Manuel Neuer, il portierone tedesco, che fa suo il pallone, dice mine, 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 con la classica incoscienza del tedesco. Ma ci atterra il numero 7 della Germania, Bastian Schweinsteiger, che viene portato via sul carrello del bollito. Le bellissime ma anche utili barelle che hanno degli spessori ai lati per impedire che, insomma, i giocatori facciano dei ruzzoloni a terra. Sono utili da quel punto di vista, però sembrano il carrello del bollito, quindi danno un po' l'idea di macabro. E allora esce Schweinsteiger. Hanno ancora dei cambi, notiamo. Bastian Schweinsteiger esce, dentro il numero 23, Kramer contro Kramer, oserei dire. Oppure Gorni Kramer, lo chiameremo così, Gorni Kramer, va, buttiamolo un po' così. Kramer contro Kramer per la Deutschland in campo. Germania 1, Algeria 0, 108 minuti, 54 secondi sul cronometro, col cronometro regolato da Stefanen Bizotten, che commenta la partita sulla Rai e sta facendo incazzare Enrichetto Variale, che voleva già la linea, ma sicuramente avrà lanciato qualche kit a mort sul gol al secondo minuto di Schurrle. E c'è un uomo che va avido di gloria, il numero 11 dell'Algeria, e si gira e si volta e restituisce il pallone alla difesa. Ma poi la Germania solidalmente. E poi c'è questo numero 11, che è come se fosse il nono minuto del primo tempo, che si gira e si volta, continua a correre come un tarantolato. Germania che è pervenuta al vantaggio dopo aver impallinato letteralmente l'Algeria, 26 tiri contro i non so quanti delle volpi del deserto. E c'è il numero 2 poi per sull'out di sinistra. Attenzione, l'Algeria era in fuorigioco. Era un bell'uomo, proprio un uomo bellissimo, come lo è il cornuto con la bandiera che ha sventolato il fuorigioco. Adesso andremo a vedere chi è l'uomo pizzicato, anche molto bene in fuorigioco. Terna arbitrale brasiliana, Sandro Ricci è l'arbitro. Piove a Porto Alegre, allo stadio Beira Rio, dove si gioca l'ultima partita di questo mondiale per quanto riguarda la cittadina del sud del Brasile, Porto Alegre. Non si giocherà più quindi alcuna partita del mondiale qui da queste bande. Ed è adesso rimessa laterale algerina, no, tedesca, c'era Feculi. E poi passa il pallone a Övedes, che guadagna tipo una ventina di metri, e l'arbitro dice va bene,
E attenzione però alla Germania, Kramer contro Kramer, si gira e si volta avido di gloria. Kramer contro Kramer, affrontato da Bugherà, uno dei più freschi, ma il pallone è uscito fuori. La regola di Kramer era tipo qualcosa che mi ricorda matematica, i primi, il biennio, quando avevo 5 in matematica e per qualche strano motivo poi ho passato entrambi gli anni senza debiti. Poi vabbè, mi sono tolto le mie rivincite al triennio, 7-8 tutti gli anni. E c'è un uomo che è vittima di crampi, dovrebbe essere Mostefa. No, Mostefa è quello che lo soccorre. Non è il numero 20 comunque dell'Algeria. 111-47 sul cronometro. Ali Lozic, l'allenatore bosniaco che ha portato quest'Algeria agli ottavi di finale e ai supplementari. Poi che il gol sia arrivato al secondo minuto del supplementare sono dettagli di poco conto, ma essersela giocata finora contro la favorita storica di qualunque mondiale, la Germania, veramente rende onore a questa Algeria. Perché comunque vada... Ah, era Mandi, porco zio, il giocatore prima afflitto da crampi. E poi c'è un cambio di gioco verecondo, però recupera il numero 11 per l'out di sinistra. Dovrebbe essere Taider, ma no, dovrebbe essere uscito. Attenzione, in aria l'omelette du fromage, visto che fa ridere questa gag. E c'è Özil, va a fare, si tripiglia un paio, ma riesce anche a dribblarsi la linea di bordo campo, urlando da Skriptovic. E questo era il velleitario colpo di testa di prima. Diciamo che siamo al minuto 113, ergo l'ottavo del tempo supplementare numero 2. Pallone che andrà a Noia, tutto il resto è Noia. E poi Mandi che ferma irregolarmente Özil, detto telefono casa. E poi c'è qualcuno che urla Allahu Akbar, perché ha un dolore, crampi e robe varie. Ma la Deutschland, Kramer contro Kramer. Ma dove cazzo l'hanno pescato sto corny Kramer che non ci risulta da nessuna parte? E poi un vai collissimo di Jabu, che cercava di recuperare il pallone. Non era Kramer, era il numero 13, che poi è talmente forte che si dribbla da solo. Joachim Löw, che per una volta non lo pizzicano mentre si annusa le ascelle o si scaccola. Però si tocca le mani, si mette le mani sulla faccia, chissà dove le ha appoggiate. C'è un bell'uomo che adesso sta per rimettere il pallone in campo, il numero 3 dell'Algeria, dovrebbe essere esattamente Hulam, il giocatore del Napoli, che va a recuperare un'altra rimessa laterale sull'out di sinistra. Jabu, cambio di accuse in algerino tedesco, che poi la maggior parte degli algerini sono tutti nati in Francia. E c'è un fallo a favore delle volpi del deserto. Slimani continua a urlare Allahu Akbar. E attenzione, c'è l'Algeria. Vanno a cercare però il fondo del campo e Jérôme Boateng va a regolare la caviglia di Ali Lozic con la sua spiazzata. Ali Lozic, no, era andato a fare lo stop di Fino, quindi andare a regolare le caviglie, ma è Ali Lozic che ha fatto un bello stop in bello stile, oserei dire. Germania-Algeria 1-0, gol al secondo minuto del tempo supplementare per la Germania, Andres Schürrle. E il pallone che ora era toccato da Jabu era uscito fuori. E ci sono un paio di begli uomini, Elio e le storie tese. E poi qua Luis Enrique. E poi Alapo Elkan con degli occhiali spiritosi. Può ripartire la Deutschland, al grido di Merkel non è una culona, attenzione la Deutschland,
C'è un uomo che si immola detonandosi con il TNT e rimane fermo a terra. Dovrebbe essere proprio Jabu, mi sa. Shirley. E poi no, Bentaleb, che è uno dei giocatori che meno si è risparmiato all'interno di questa lunga notte che è giunta ora al 116esimo. Germania che affronterà la Francia, che ha battuto 2-0 la Nigeria nel incontro pomeridiano. Anche la Francia ha avuto molte difficoltà questo pomeriggio, perché è giunta solo al 70esimo circa al gol del vantaggio. E adesso c'è la Germania con il grado di 4 pizze al tavolo 4. Attenzione! Rais Mboli impegnato. E però va la Germania, sempre temibile. Attenzione la Germania! Non trovano nessuno in area. È proprio Mandi porco zio che rimanda il pallone, rimessa laterale, che è naturalmente per il giocatore in completo bianco. Era Müller, fate l'amore con il sapore, che passa il pallone a Kramer contro Kramer. E però non è, però ipnotizzati da Rais Mboli, e può ripartire avida di gloria l'Algérie. Ma nulla di fatto, e allora si cerca. Attenzione, recupera merda secca, mi sembra, no? Jérôme Boateng. Però c'è Slimani che veramente c'ha dei dolori lancinanti. Lo dovranno curare con non lo so, con i sedativi per i cavalli lo dovranno curare, perché sta soffrendo. Nemmeno quelli che venivano torturati nel Medioevo per i crampi. Veramente, ha cercato uno scatto. Poi arriva di prepotenza Jérôme Boateng. Però, naturalmente, non ha più la forza per giocare a pallone Slimani. Cioè, veramente. Naturalmente, le due squadre hanno cercato di risparmiarsi almeno un cambio per queste prolungazioni. Ci prova adesso la Germania. Dovrebbe essere esattamente Kramer contro Kramer, ma riparte da dietro. La Germania adesso perde tempo perché mancano 80 secondi al termine di questi supplementari. La Germania, attenzione, può andare per il 2-0. Scambio di accuse, salvataggio sulla linea, e poi il raddoppio della Germania con Mesut Özil. Mesut Özil, la Germania contro la Francia, ma onore all'Algeria. Germania-Francia ai quarti di finale, Algeria stremata, Germania che ha trovato la forza per andare a conquistarsi di superiorità, di prepotenza, con la forza della Banca Centrale Europea e del culone inchiavabile della Merkel. Il 2-0, il 2-0, il 2-0. Özil che beffa Rais Mboli e anche Bentaleb che sfiora solo con le ultime micce dei capelli la possibilità di deviare il pallone in qualche modo, ma sicuramente poi sarebbe andato sulla traversa e poi avrebbe preso comunque la via della porta, perché era ben indirizzato. Alilozic però può essere contento perché quest'Algeria ha lottato con le unghie e con i denti, ma la Germania è la Germania, signori. La Germania è la Germania. Deutschland is Deutschland. E non c'è niente da fare. Adesso ci prova almeno l'Algeria per chiudere il mondiale con gol, ma non va a buon fine, e allora si andrà con altri 2 minuti di recupero e siamo 44 secondi oltre il 120esimo. Feghouli,
Il pallone 2-1, 2-1 Algeria, 2-1 Algeria. Incredibile, incredibile Visu, incredibile Dictu, l'Algerie 2-1. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Una bella diagonale di Feghouli e Jebou che pareggia il conto, anzi pareggia. Diciamo che questo gol, tenendo conto della partita dell'Algeria, vale doppio, ma in realtà è solo il 2-1. E naturalmente adesso la Germania terrà in vergogna il pallone. 1:35 oltre il 90esimo, palla a Mboli, che attenzione combina l'omelette du fromage, ma viene ostacolato in possesso di palla, e naturalmente adesso gli va restituito il pallone e tirerà un tiro alla viva il parroco, anzi viva l'imam, tenendo conto che sono, attenzione, attenzione, c'era quest'uomo avido di gloria che cercava una cosa incredibile. E l'arbitro dice che va bene così. La Germania, la Deutschland contro la Francia, contro il Frankreich, come si dice dalle loro parti. E al contrario, la France contro l'Allemagne nelle sfide dei quarti di finale. Almeno un europeo in semifinale c'è. L'altra se la giocherà con il Costa Rica, il sorprendente Costa Rica che ha eliminato la Grecia ieri sera. E quindi sarà Germania-Francia che andrà a completare il quadro dei quarti di finale per la parte alta del tabellone, la squadra che affronterà la vincente di Brasile-Colombia. Ma parleremo di tutti gli altri temi tra poco, adesso ci ascoltiamo gli U2 con Ordinary Love. The sea wants to kiss the golden shore, the sunlight warms your skin. All the beauty that's been lost before wants to find us again. I can't fight you anymore, it's you I'm fighting for. The sea throws rocks together, but time leaves us polished stones. We can't fall any further if we can't feel ordinary love, and we cannot reach any higher if we can't deal with ordinary love. Con Ordinary Love all'interno di questo appuntamento con Notti Mondiali, è 00:35, siamo in diretta dopo aver commentato la vittoria per 2-1 per la Germania contro l'Algeria. Ma pensate se quel colpo di testa avido di gloria fosse andato in porta beffando uno che secondo me sarà l'erede di Gigi Buffon tra i portieri più forti al mondo come Manuel Neuer,
che è stato beffato da quella diagonale di Feghouli e poi il colpo di testa di Jabou, che obiettivamente nemmeno il portiere più forte del mondo sarebbe riuscito a parare, e secondo me Neuer ha tutte le carte in regola per essere per diventare uno dei portieri più forti del mondo, succedendo all'eterno Gigi Buffon, che diciamo non ne sta uscendo bene come tutti gli italiani da questo post mondiale dell'Italia. Tanti sono i punti oscuri, i segreti di spogliatoio che stanno venendo fuori dal ritiro di Mangala Chiba, insomma, giocatori che erano lì veramente in villaggio vacanze, ma l'ultimo villaggio vacanze, cioè mancava solo Jerry Calà e Mara Venier, e poi sembrava veramente il villaggio di professione vacanze. Torniamo alla musica, poi parleremo di Francia, Nigeria, e intanto però ci ascoltiamo Lady Gaga con Alejandro, qui a Notti Mondiali. Lady Gaga con Alejandro all'interno di questo appuntamento di mezzanotte e 38 di FM5S Notti Mondiali. Ali Lozic, che è rientrato negli spogliatoi in lacrime, veramente ci credeva, però al di là di tutto quest'Algeria, come tutte le squadre che sono arrivate agli ottavi di finale, veramente ha regalato delle grandi emozioni, come ce le ha regalate ieri sera Costa Rica Grecia. Vi abbiamo raccontato gli ultimi minuti, poi sono stati dei tempi supplementari molto belli. La Grecia ha cercato, soprattutto la Grecia, di segnare il gol per la storica qualificazione ai quarti di finale. E poi Costa Rica ha cercato di ripartire in contropiede, si è andati ai calci di rigore, hanno segnato tutti tranne Theofanis Gyökeres, che ha sbagliato il quarto calcio di rigore per la Grecia, e lì stampato sulla traversa si è infranto il sogno della Grecia. Ci speravamo, eravamo veramente pronti qui a festeggiare questo eventuale passaggio del turno della Grecia, che poi probabilmente si sarebbe schiantata contro l'Olanda ai quarti di finale, come verosimilmente si schianterà il Costa Rica, che non è stata la squadra ordinata che ha giocato contro l'Italia e contro l'Uruguay nelle prime due partite, però ha dimostrato di non essere chissà che cosa. Però si è difesa molto bene in 10 uomini, perché poi c'è stata l'espulsione di Duarte nei tempi supplementari, che in qualche modo ha galvanizzato la squadra della Grecia e ha cercato di spingerla in qualche modo ai calci di rigore, al gol decisivo. Allora, dicevo, no, beh, pensavo ci fossero delle voci d'altrove. Dicevo, quanto a Francia e Nigeria, sappiamo che Francia e Nigeria era a rischio perché, come al solito, le formazioni africane litigano sempre con la federazione per quanto riguarda i premi, e quindi c'era il rischio addirittura che la Nigeria non si presentasse per giocare la partita.
C'è stato poi, si è paventato anche il rischio di Ramadan, perché sapete, nell'Africa nera molti giocatori sono di fede musulmana, e quindi essendo che in questo periodo sta iniziando il Ramadan, obbligo di digiuno fino al tramonto e quindi mancanza di energie per i giocatori, però il consiglio islamico, pregustando la vittoria, ha detto ma non vi obblighiamo. Tuttavia Nigeria, che ha tenuto quei 70 minuti, poi ha segnato Karim Benzema, quindi la rete della Francia, la rete poi di Paul Pogba per il 2-0, ma non dobbiamo dimenticare anche il fallo da arresto a piede libero di Matuidi su Oden Wingi, che insomma è stato un brutto fallo senza scuse, però insomma la delinquenza ci deve essere in questo mondiale, se no non c'è sale, non c'è sugo, non c'è sapore, non c'è niente. Domani sera, anzi domani pomeriggio, ci sarà Argentina-Svizzera per decidere chi tra Rio Platese, oserei dire, vista la qualità dell'Argentina mostrata in queste prime tre partite, e elvetici andrà ai quarti di finale. Per gli elvetici sarebbe un risultato magnificat. E poi Belgio Stati Uniti, anche qui possibile risultato storico. Il Belgio mi pare che solo una volta sia arrivato agli ottavi di finale, ma si parla di un Belgio addirittura in bianco e nero. Stati Uniti che invece giunsero alle semifinali, li accreditano di un terzo posto nel 1930, ma parteciparono 13 squadre, quindi non conta. Eamon, I Don't Want You Back. Con I Don't Want You Back siamo al momento dei pensieri stupendi della buonanotte, perché è mezzanotte e 45 e quindi dobbiamo sbarattare. Pensiero stupendo nasce un po' così sciando. Vi ricordiamo sempre che siamo in rigorosa diretta. Ho 21 anni, fatti il 5 giugno, e non mi ricordo come si fanno le divisioni. Pensiero stupendo nasce un poco strisciando. E poi mia mamma mi vuole riportare dal ginecologo per i vari controlli e prescrivermi la pillola per regolarizzare le mie cose. Fin qui tutto bene, ma il segreto? C'è una piccola differenza tra stavolta e quella prima. Non sono vergine e nessuno lo sa. La vedo male. Pensiero stupendo nasce un poco strisciando. E infine, a volte quando dormo mi capita di scorreggiare e sbavare. Così quando il ragazzo che mi piaceva mi invitò a dormire a casa sua, feci per tutto il tempo solo finta di dormire per paura di fare brutte figure con lui. Allora, domani sera naturalmente andremo in onda molto ma molto più presto, non a quest'ora, saremo in onda alle 23.35 per raccontarvi come al solito gli ultimi minuti di Belgio-Stati Uniti, ovviamente si tifa per la Belgique, e quindi thank you, good night and see you soon, ci sentiamo domani sera 23.35, non mancate. (Sussurra)
bring the action.